Salve a tutti amici, sono Nikon e benvenuti in questo nuovissimo episodio di Sovereignty, Crown of Kings. Allora ragazzi, la situazione era che i Corviland avevano attaccato lo Split Pass con un'armata di 5 unità, eccole qui, gli Axemen e il Battle Rangers, in più anche gli Iron Baroni avevano attaccato Redfall, quindi stiamo cercando di recuperare la situazione. Allora, andiamo a visionare un po' i reclutamenti. E allora, abbiamo un bel po' di unità sotto reclutamento, alcune già disponibili, tra cui i Wrathloft Dragonite e gli Spuntoons. Quindi la miglior cosa da fare è controllare le unità, vediamo in che stato sono. Ecco, molti di loro sono un po' ferite. Direi di organizzarci al prossimo turno, quindi per adesso potenziamo la capitale. Così. Il nostro bilancio è positivo per adesso. Commercio, abbiamo un diplomatico, quindi è disponibile. Vediamo cosa ci serve tra le risorse. Allora, Redfall Split Pass. A Jaradum abbiamo uno slot e direi di costruire. Vediamo cosa possiamo fare. No, forte non proprio, Lascalo nemmeno. No, per adesso no. Qui abbiamo una baracca, una caserma. Dovrei farla anche a Redfall, perché comunque le cittadine, le province che mantengono delle risorse vitali, dovrei comunque difenderla con un forte. Il problema è che costa un casino e abbiamo bisogno di un sacco di risorse. Vabbè, per adesso evitiamo anche questo. Costruire, andiamo a visionare sempre la modalità di reclutamento, vediamo cosa possiamo portare avanti, cosa ci può servire. Abbiamo un po' di tutto, come risorse. Per adesso lascerei perdere anche pure questo reclutamento che non ci serve nulla. Abbiamo un po' di money. Allora, attendiamo il prossimo turno. Ok. Allora, hanno lasciato Redfall, si sono ritirati, però gli Iron Baroni si sono spostati appunto a posto dei Corviland. Quindi direi, allora qui abbiamo un cavolo, dovrei costruire una baracca, assolutamente. Mi serve del pesce, quindi procuriamoci il pesce. E allora il pesce da chi possiamo beccarlo? Vediamo un po', un attimo, andiamo alla modalità commerciale. Vediamo con Danmar, no, anzi qui, perfetto, pesce, uno, mi dai tre di pesce, vediamo cosa vogliono, per loro questo è un insulto, gli do tre craft, vogliono essere incentivati e direi di incentivarli con dell'oro, ovviamente accetterebbero, quindi proviamo a diminuire un po', scendiamo con 30 danari, 30 sono pochi, 35 sono pochi, anche 40, 45 nemmeno, 50 sono esatto, perfetto, accettiamo,
Aspettiamo tre di pesce da parte di Dalmor. Torniamo alla mappa tattica. Vediamo un po'. L'esercito mastodontico del nostro capitano Warlord. Vediamo quale unità dobbiamo lasciare indietro. Allora, deselezioniamo tutto. Allora, questo spuntun. Anche lui. Di unità devono riprendersi. Sono parecchio ferite dopo l'ultimo scontro. Perfetto. Tutti loro si spostano a Ascalor, mentre da Brentford mi faccio inviare. Vediamo chi, allora 1, 2, 3, qui, tutti loro scendono qui, quando ne mancano 2, deselezioniamo tutto, non abbiamo balestrieri in forma. 1 e 2, vieni qui. Ok, l'esercito è completo. Loro che erano sono ad Ascalor a riposarsi. Se il nemico attacca Gerardum, subirà le penalità di Gerardum. Quindi adesso possiamo completare il turno. Allora, abbiamo completato il commercio, è arrivato, quindi vediamo un po' adesso se il nostro diplomatico si manca un turno per arrivare. Sono disponibili un casino di unità. Il nostro bilancio è negativissimo. Dovrei ricostruire la baracca. Si diminuisce l'impatto che ha il grande esercito su quel. Perfetto. Possiamo portare via 4 unità. 1, 2, 3, 4. Qui. Le altre le lasciamo lì. Di nuovo completiamo il turno. Attaccano Gerardum. Adesso noi attacchiamo per forza lo Split Pass. Ovvio. Vabbè, automatica. Sono soltanto 2 unità. Terminate in un solo colpo. Anche lo Split Pass. Altra posizione. Unità pronte. Sì, vabbè, notizie dal mondo che ci arrivano. Possiamo ricommerciare. Direi di portarci altro pesce, come sempre con la mappa commerciale, sempre con Dalmor. 2 di pesce e anche noi no, nuovamente 2 di craft e un po' d'oro. Così è sempre tanto, quindi scendiamo a. Certo, sono troppi stavolta, sono state 2, 40, 45 vanno bene, no? 48, sì. Ok. Ci riprovano, eh? Ok. Meno 500 unità. Ok,
Ok, il nostro bilancio è negativissimo, quindi dobbiamo cercare di migliorarlo. Allora, altro obiettivo importantissimo. Cercare di sottrarre Ferro Scar ai Corviland. Oppure tentare di togliere la Deadmine agli Iron Barony. Sono parecchio numerosi. Unità sono state promosse. Scout. Ok. Allora io direi attaccare Ferroscan. Attacco Ferroscan, anche se hanno due forti della provincia. Attacchiamo. Forza ragazzi. Abbiamo perso 3 unità e parecchio feriti, però abbiamo conquistato Ferroscan. Questo è il momento per attaccare con loro gli invasori di Geradum. Non c'è nessuno. Perfetto. Il bilancio ultra negativissimo. Ma noi ci crediamo ragazzi, 5 turni per difendere. Adesso abbiamo però due forti a nostro vantaggio. Hanno dei baliste. Forza ragazzi, automatica. Le cose che hanno fatto è hanno abbattuto i forti. Abbiamo parecchie vittime, però siamo riusciti a sopravvivere. Presto. Unità promosse, Orcslayer, Crusader, disciplina, antisalute e Orcslayer. Sarà difficile difendere Ferroscan. Unità pronte, Vaporflood, così. E si va di nuovo a produrre unità, ne abbiamo pochissime, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, Claw Dragon, 1, uno soltanto, qualche viverna, 1, 2 e 3, perfetto. Altro commercio. Andiamo a visionare subito la mappa commerciale, vediamo cosa con chi possiamo commerciare. Palmor. Clear. Loro ci offrono. Hanno alchimia, però hanno tanto pesce e tante gemme. Quindi direi 5 di pesce, 5 di gemme, poi ti do io 5 di ferro e 5 di craft. Non è accettabile, però. Vediamo se offriamo 157, non è accettabile. Neanche con 200, quindi clear. Facciamo una bella cosa, lasciamo perdere. Con Khazzot, che sono orchi. No. Col Boruvian Empire, orsi, vino, no, col Galeni, sale, 5 di sale per 5 di crafts. Ma dai, regaliamoci qualcosina. Allora, facciamo così. Ci guadagnano? Ci guadagnano loro. Ok, mappa tattica. No, piccolo errore.
Ok, cambia il turno. Bastardo, ci prova da solo. Vado ad attaccarci. Ok. Allora, Iron Byron ci offre 2 di oro, 2 di ferro per avere la pace. Ma io direi proprio di sì, no? Tanto ci fortifichiamo contro il Core Villand. Ragazzi, qui l'esercito è decimato. Penso che l'unico in grado di sostenere la guerra sia il Marshal. Quindi direi appunto di lasciare il Marshal. Tutti loro tornano indietro a Redfall. Mentre loro, tranne l'alta guardia, vanno a Ferroscan. L'alta guardia torna a Breathflood e tendiamo il reclutamento di tante unità. Promozioni, ruolo di attacco. Ok, controlliamo lo status, più 300, va benissimo. Dobbiamo conquistare Ferroscan perché comunque con due forti è una grande provincia. Certo, subiremo sicuramente un tradimento da parte dell'Iron Barony perché comunque questa pace non è che sia molto a suo vantaggio. Comunque, vediamo un po' come si mettono le cose. Cambio del turno. Funerale di Stato. Sì, vabbè, radia di me, vabbè. Unità pronte, trattato attivo con gli Iron Barony, continua il controllo su Ferroscan, loro rientrano in capitale, si riposano. Ok, prossimo turno. Che mi attaccheranno sicuramente nel prossimo turno. Non penso che lasceranno perdere la loro amata provincia così facilmente. Ok. Un turno, ragazzi, un turno per la vita. Via. Attaccano. Attaccano. Su, ragazzi. Non hanno le catapulte per distruggere i forti, quindi abbiamo grande supporto. E infatti, ragazzi, le perdite, nessuna perdita. Abbiamo diverse unità ferite, ma abbiamo conquistato Ferroscan, ragazzi. Un'altra risorsa in nostro possesso, abbiamo il ferro. Allora, Mountaineer, aumenta la ragionazione, anche lui Mountaineer. Difesa, perfetto. Una nuova provincia che ci dà un bel impatto perché Ferroscan ci dà 273, una delle risorse più scarse, diciamo, perché comunque togliendo Reflood e Redfall sono quelle che producono molto più soldi. Però dobbiamo considerare che a Ferroscan abbiamo due forti, anche qui abbiamo una baracca, quindi che ci, anzi no, scusate, lo scan, dobbiamo costruirla sicuramente una baracca se vogliamo mantenere il controllo della provincia più a lungo possibile, anche perché sarà punto cruciale di confine, quindi dobbiamo difenderla assolutamente. Ragazzi, io direi che per questo video è tutto, spero che il video vi sia piaciuto, lasciate quindi un bel like, commentate qui sotto se la serie vi sta interessando e continuerà a fare successo, o ovviamente di condividere con tutti questo video e se non lo siete già iscrivetevi al canale. Bye bye!